La comunità di Giulianova, zona nord, è in allerta per il possibile rischio di perdita dei fondi regionali destinati alla pulizia dell'alveo del fiume Salinello. Il presidente del comitato di quartiere, Antonio Macera, ha espresso preoccupazione per i ritardi nei lavori di rimozione della vegetazione che sarebbero dovuti iniziare tra ottobre e novembre. Il problema è estremamente serio perché stiamo parlando di un fiume che è già stato interessato da fenomeni di esondazione, l'ultimo nel 2011, che ha provocato dei danni ingenti a residenti e a operatori economici. Da quel giorno, dal giorno dell'esondazione del 2011, gli argini sono stati divelti, ammalorati e mai ripristinati. Nel frattempo nel fiume è sorta una fortissima vegetazione che riduce di molto la capacità idraulica del fiume. Inoltre, sotto i due ponti, sulla statale e sulle ferrovie, ci sono delle campate che sono completamente ostruite da materiale lapideo, da una stradina abusiva, e anche l'ostruzione di queste due campate ostruisce appunto diminuisce di molto anche la capacità idraulica del fiume. Macera sospetta che il problema non sia legato a semplici questioni burocratiche, ma a problemi economici più complessi. Che i fondi sono statali e gestiti dalla regione. Assicurarono, anzi ci diedero la certezza che i fondi sarebbero stati destinati alla rimozione della vegetazione nel fiume e quindi ad una soluzione parziale dei pericoli di riduzione della capacità idraulica del fiume. I lavori sembra che siano stati affidati il 30 ottobre scorso, ma i lavori non sono mai iniziati. La ragione per cui non sono mai iniziati, evidentemente, sta in questo: sono fondi nazionali che sono stati affidati alla Regione Abruzzo per queste attività, ma poiché molto probabilmente è accaduto che quei fondi non sono stati utilizzati in tempo, oggi sono oggetto di rimodulazione. E quando si rimodulano i fondi c'è il rischio fondato che quelle risorse destinate agli interventi che prima ho descritto possano essere destinate ad altri interventi, lasciando nelle condizioni di totale insicurezza un fiume che invece ha dimostrato di essere esposto a rischi di esondazione molto gravi.